Martina Giuseppe lo sa chi era? Non Non lo conoscevo personalmente. lo conoscevo, ma Era marito di Lorena della Patania. ecco, prima sempre dell'ordinanza, lei aveva saputo, dato che l'omicidio di Martina, lei lo sa quando è avvenuto? Va bene. Comunque, quando è avvenuto l'omicidio? Era inverno, tra il 2011 e il 2012, ma non ha importanza. Quando è avvenuto l'omicidio di Martina Giuseppe? Lei lo ha saputo immediatamente, lo ha saputo dopo? Io immagino che un fatto del genere, il territorio era più o meno lo stesso, perché era quello dove. L'abbiamo saputo noi, se non erro il giorno dopo eravamo a Sant'Onofrio del Bonavolto a parlare di questa cosa, nel senso che i Patania ormai erano montati, che si erano messi a sparare e che stavano diventando pericolosi. Presidente, io ho autorizzazione a stare seduto, se no ancora è lunga. Grazie. Quindi l'avete commentato con i Bonavota, ha detto, il giorno dopo. Perché lui aveva subito anche un tentato omicidio, che lui all'epoca, io gli ho visto la macchina che aveva portato alla carrozzeria di Tavella, appena di Jonati, perché noi eravamo andati per fatti nostri con Battaglia in questa carrozzeria, dove lavorava lo zio, Nazareno D'Angelo. E allora vediamo sta macchina che era tutta sparata, allora abbiamo detto, questa macchina di chi è, di Matina? E quello ha risposto di sì, e se non erro era una 500 bianca. Quindi ha E poi abbiamo saputo. anticipato la mia domanda. Va bene, allora quindi. Aveva visto questa 500 bianca e parlando anche con Battaglia, dice questo qua era un uomo d'Emilio Bartolotta, che Emilio Bartolotta non si è mai voluto vedere con i Padania, e ha subito detto qua lo ammazzano se non si guarda bene. All'epoca Matina era ritenuto vicino ad Emilio Bartolotta, è così? E che erano stati i Patania? L'avete saputo sempre attraverso i vostri canali, criminali o sapevate qualcosa in particolare? Sapevamo che erano i Patania. Dopo, il giorno dopo della morte di questo Matina, o il giorno dopo 2 giorni, non mi ricordo l'esattezza, siamo andati a Sant'Onofrio a vederci con i Bonavota per prepararci, per organizzarci. E loro hanno detto ai stessi Bonavota, visto che questi stanno prendendo tutti i sangue, stanno cominciando a menare, che intendiamo sempre sparare e uccidere.